In Turchia, soprattutto Istanbul, con i suoi 15 milioni di abitanti, ad essere la città chiave in vista delle prossime elezioni parlamentari. A riconfermarlo ad una settimana dall'appuntamento elettorale del 7 giugno, la mobilitazione del Partito Islamico AKP per le celebrazioni dell'anniversario della conquista della città da parte degli ottomani. L'AKP è al governo da 12 anni, è molto potente. In 90 anni di Repubblica non c'è stato un altro partito come questo, tra i curdi e gli alawiti. Se ci fosse stato, avrebbe preso il potere in questi ultimi 13 anni. In piazza di Istanbul anche la coalizione dell'HDP guidata da leader curdi, che in questa consultazione ha come obiettivo quello di superare la soglia elettorale nazionale del 10%. In queste elezioni non vogliamo che il partito islamico ritorni a governare da solo raggiungendo la maggioranza assoluta. Se diventerà il solo partito al governo, con 50-60 seggi in più, potranno approvare qualsiasi legge o riscrivere la Costituzione a loro piacimento. L'HDP deve superare la soglia di sbarramento. La sfida presente nelle piazze in questi ultimi giorni di campagna elettorale si trasferirà tra poco nelle urne. Ad una settimana dalle elezioni i partiti hanno giocato la loro ultima carta a Istanbul, dove si concentrano il maggior numero di elettori. I sostenitori di questi due partiti che si sono riuniti in piazze contigue determineranno il destino della Turchia. Bora Bayraktar, Euronews, Istanbul.